Buongiorno. Ciao caro. Salve. Ciao, ciao cara. Ciao. Ciao. Che allora, che sobrietà. Beh, oddio, ho dato un colpo di luce oggi. Sempre, perché, sempre. Tra l'altro, complimenti per i vostri look, care ragazze, perché se ne parla sui social. Ho ma letto, tu non sei a social, social bene. Scusa. No, io leggo qualche frasetta là sotto. Sono a social, non ho presenza sui social. Che devo fare? Però credimi, ti seguono tutti. Ah, infatti, male, i vostri grazie. Sono imprescindibili senza Paolo Vai. Fox. E ti vogliono tutti conoscere. Paolo Fox, è Paolo Fox. Grazie. Ce l'abbiamo solo noi. Grazie, cari. Allora, iniziamo questa divertente sfida delle stelle con al 12° posto il segno dello Scorpione. Posso dirvi che questa è una settimana un po' particolare per voi, perché abbiamo ancora una Venere un po' pesantuccia, evidentemente ci sono delle situazioni che dovete chiarire. Tutto quello che fate in questo momento è importante, però vi do una dritta. Dall'11 del prossimo mese avrete le idee più chiare, sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto riguarda le questioni familiari. Quindi se fosse possibile rimandare qualche discussione sarebbe meglio. Poi ricordatevi sempre che questo Giove agitato dice che dovete fare i conti molto bene, troppe spese, troppe responsabilità. Comunque per fortuna avete una grande grinta. All'11° posto i Gemelli. Perché questa settimana, soprattutto sul finire, nel weekend, porterà una sorta di pausa di riflessione, che poi è limitata. Ecco, non tutti, ma molti Gemelli devono fare i conti con alcune questioni di lavoro e d'amore. Ora, è molto importante avere le idee chiare. Se qualcuno nel corso degli ultimi mesi vi ha spiazzato con alcuni atteggiamenti un po' ambigui, bisogna andare avanti. Intanto vi ricordo che oggi e domani è meglio essere cauti, non strapazzarsi troppo. Andiamo al segno zodiacale dell'Ariete, 10° posto. Allora, torna la grinta. Io avevo detto che gli inizi di febbraio sarebbero stati un pochino pesanti, fisicamente, dal punto di vista dei contatti, e poi ci sarebbe stata una liberazione. Però questa liberazione bisogna volerla, perché non è che se rimani fermo le cose cadono dal cielo. Ora, io sono convinto che voi abbiate una grande capacità di azione, perché siete persone molto attive, però chi si è seduto troppo nel corso degli ultimi tempi sugli allori, o comunque ha cercato di non andare avanti per paura di rimettersi in gioco, ora dovrà affrontare con grinta situazioni che sono giuste da vivere. Per esempio, volete fare una richiesta di lavoro ad un partner, ad una persona a cui tenete? Muovetevi proprio in questo periodo. Il segno del Toro, non opposto. Abbiamo ancora queste dissonanze planetarie che però si possono superare abbastanza bene. Poi voi siete molto affascinanti. Io ieri vedevo un film con Alberto Sordi, Nerone, il titolo esatto non lo ricordo, e c'era Brigitte Bardot, ma dicevo, ma questa è Anna Falchi. Sì. No, veramente, identica. Magari. Comunque, il fascino, dicevo, non manca, però, cari Torellini, in questo periodo avete bisogno di una revisione dei sentimenti. Allora, qui ci sono due situazioni. O vivete una storia part-time, basata sulla attrazione fisica, cioè ci vediamo, stiamo bene insieme e poi chi vivrà vedrà, oppure, quindi senza nulla di garantito, oppure in questo momento state cercando di riferirvi ad una persona che un pochino sfugge, e allora in questo caso bisogna stare un po' attenti, come avevo anche scritto, perché questo che io dico adesso, soprattutto in vista del mese di marzo, è un po' quello che avevo detto agli inizi dell'anno e che leggerete appunto sui giornali, nel libro, dove volete. Quindi avevo già accennato a questa fase di tensione che sarà vissuta entro marzo, ma avevo anche detto che entro maggio bisogna parlare con Giove. Giove nel segno e dice: fate le vostre richieste. Da giugno potrebbe essere tardi. Quindi cosa volete fare? Dove volete andare? Volete cambiare i riferimenti? Avete marzo, aprile e maggio per chiedere. E probabilmente dopo un inizio di marzo un po' tempestoso avrete le risposte nella seconda metà del mese. Il segno della Vergine, 8° posto. Allora, ricordiamo una cosa. Soprattutto gli uomini, però anche le donne del segno, ci tengono al denaro. Molti addirittura dicono che siete estremamente così attenti al risparmio da essere tirchi. Non è così, in realtà voi siete oculati, cioè se dovete spendere dei soldi lo fate a ragion veduta. Poi ci sono anche dei vergini estremi che addirittura quando fanno bollire la pasta chiudono il fornello un po' prima, così risparmiano il gas e la pasta continua a cuocere. Faccio un esempio, ecco, non tutti sono così. Ma anche se siete all'apparenza dissipatori, dentro di voi avete l'esigenza di recuperare energie e soprattutto di non
dissiparle, appunto. Quindi adesso cosa vi conviene fare? Nel lavoro, in amore, con i soldi? È una domanda che vi porrete e come il segno del toro, secondo me, dovrete fare delle scelte importanti entro maggio. Il segno del leone, settimo posto, più volte ho spiegato di recente che avete due identità astrali, cioè da una parte le questioni di lavoro che possono procedere addirittura in maniera spedita, quindi se dovete fare delle richieste muovetevi. Dall'altra c'è una questione invece d'amore che va risolta. E qui naturalmente il mio è un oroscopo generico, poi vi dico sempre, non credete, verificate. Però se avete due storie in ballo, se ci sono delle persone che non ve la raccontano giusta, probabilmente vi arrabbierete. Anche perché a Leone non la si fa. In questi giorni è molto importante vivere delle storie, un po' come potrebbe accadere al toro. O part time, cioè vuota a perdere e allora nessun problema, oppure serie, e in questo caso dovrete dichiararvi. Il segno del cancro, sesto posto, siete tra quei segni che hanno iniziato febbraio in maniera pesante e non vedono l'ora che arrivi marzo. Beh, siamo alle porte di un nuovo periodo, tra l'altro già da venerdì si può parlare di un recupero. Quello che mi piace in questo cielo è il desiderio di amare. Voi siete molto sensuali, siete molto dediti alle relazioni amorose. Gli uomini del segno addirittura, se non trovano il giusto corrispettivo a livello amoroso, diventano persino infedeli. Quindi bisogna essere molto attenti e soprattutto non farsi dominare dagli eventi. Ricordo sempre che gli uomini hanno questa tendenza ad essere un pochino mammoni, mentre le donne invece hanno in questo periodo soprattutto il desiderio di confermare un sentimento. La bilancia, quinto posto. Io aspetto buone notizie per voi, perché giugno sarà un mese di grandi scelte, forse ne parlerete anche prima, aprile, maggio. Difficile rimanere a piedi con un cielo così. E torno al discorso che ho fatto agli inizi di febbraio, quindi tutti quelli che hanno agli inizi di questo mese tenuto dentro le cose per paura di arrabbiarsi o magari di rovinare certi rapporti, di perdere alcuni equilibri, adesso sfogano un po' di livore o magari, come si dice, battono i pugni sul tavolo e dicono voglio questo, pretendo questo. Insomma, datevi da fare e spero che in amore non facciate questa faccia incredula, altrimenti non riuscirete ad avere non ci credi più all'amore. Ma no, non ci credo proprio in assoluto. Vabbè, insomma, comunque, a parte il disfattismo, ricordatevi che invece dovete essere ottimisti. Quarto posto per il Sagittario, che invece non molla mai la presa. Per esempio, un noto personaggio, Lambertucci, si risposa, lo sapete, Sagittario. Cioè, per il Sagittario non conoscono limiti di Sagittario. Quindi in questo momento anche voi non fate gli sfattisti, fate gli ottimisti, perché addirittura questo è un cielo che vi porta lontano. Quindi in bocca al lupo, auguri cari a tutti quelli che hanno delle grandi progettualità. Andiamo al segno del Capricorno. Terzo posto, ritornate in sella dopo settimane in cui forse non avete avuto un attimo di tregua, quindi adesso un pochino vedete l'orizzonte più sereno, siete più sereni anche in amore, novità per voi. Al secondo posto l'Acquario, proposte ma anche diffidenza, paura, lo faccio, non lo faccio, ve ne parlai qualche tempo fa, e quindi in questo momento sono molti quelli che aspettano una risposta, devono dare un esame. Chiudo in bellezza con il segno dei Pesci, perché questa non solo è una settimana propedeutica all'ingresso di Venere nel vostro segno, ma addirittura potrebbe essere una settimana molto utile per i rapporti interpersonali, per vivere un'emozione in più. Vi abbraccio. Grazie Paolo. Grazie.